Dunque avete sentito fino ad ora Priscilla Gambari e la storia dei suoi antenati, l'importanza della collaborazione italiana a tutti i livelli in Brasile. Ma questo riguardava il passato, ma l'importanza della collaborazione italiana in Brasile ce l'abbiamo sotto mano. Eccolo qui, collegato da Paraty. Rocco Belletti, marchigiano, doc da mi pare 12-13 anni in Brasile, fisso, guida turistico, operatore turistico. Allora, Rocco, gli italiani in Brasile, un ruolo importante e particolarmente ben accolto, ci sembra di capire. Sì, molto ben accolto qui in Brasile fin dal primo momento. Un saluto a tutti in Italia. È stata sicuramente un'esperienza stupenda qui in Brasile. Fin dal primo momento i brasiliani sono campioni nell'accogliere le persone, secondo me. E siccome noi italiani, diciamo, siamo venuti in ere passate qui e magari molti si sono fatti ben volere, in genere siamo trattati molto bene, parlando in generale, qui da queste parti, fortunatamente. Senti, il flusso di italiani in Brasile, sia turistico che per lavoro, continua, anzi, mi pare tendenzialmente in aumento. Sì, è tendenzialmente in aumento perché le persone vengono, si trovano bene, ritornano in Italia e spargono la voce, e poi magari sempre di più, magari qualche tour operator viene sempre di più a partecipare alle fiere in Italia, e col tempo anche con il marketing digitale, queste cose, sempre di più le persone riescono a conoscere di più anche i posti che sono più remoti, più lontani, e stanno venendo sempre più italiani, fortunatamente, anche qui a Paraty, dove mi trovo. Senti, è da poco concluso il carnevale, qualcosa che unisce ulteriormente Italia e Brasile, perché sostanzialmente il carnevale brasiliano è diventato numero uno al mondo, però parte proprio da quello italiano. C'è questa affinità di carattere, di sensibilità tra italiani e brasiliani, anche con diciamo, popolazioni non di etnia europea. Sì, un'affinità molto elevata per il fatto di anche sapersi godere la vita attraverso le feste, attraverso la buona gastronomia e queste feste, praticamente festival, eccetera. Il Carnevale è un grande esempio. Qui molti all'estero, ma anche in Italia, conoscono spesso il Carnevale di Rio, che è molto pubblicizzato, che è in un sambodromo. A San Paolo ce n'è uno molto simile nel Sambodromo di San Paolo, sono le due città dove c'è la competizione con le scuole di samba, molto interessanti, ma ci sono moltissimi altri carnevali meno conosciuti per strada, di Salvador de Bahia, Recife, nello stato di San Paolo uno famoso si trova a San Luís de Paraitinga, che è una piccola cittadina incastonata tra le montagne vicino alla foresta atlantica. E qui a Paraty, per esempio, io quest'anno ho partecipato al blocco carnevalesco più famoso di Paraty, che è il blocco del fango, che è una curiosità qua di Paraty. Le persone vanno in una spiaggia dove ci sono le mangrovie, entrano nella parte del fango, e simulano una etnia indigena del passato, nell'epoca addirittura di epoche antichissime, che avevano questa abitudine di entrare nelle mangrovie per motivi anche terapeutici. È un'esperienza fantastica e era addirittura considerata una cosa che era per mandare via gli spiriti negativi, diciamo. E se per la strada si marcia gridando Uga Uga, ha, ha, Uga Uga, ha, ha, e così per un'ora senza musica, una cosa molto particolare e divertente, che succede solo qui a Paraty. Tra gli altri blocchi più ritmati e più musicali, questo è uno particolare. Senti, poi parlando di affinità tra Italia e Brasile c'è il calcio che unisce le due grandi nazioni, diciamo la verità, le due nazioni principali.
hanno questa passione calcistica. Tantissimi i brasiliani che sono venuti in Italia, un po' meno gli italiani che sono andati in Brasile, ma c'è questa affinità, questa passione comune che sembra legare un popolo unico. Esatto, un'altra cosa in comune che abbiamo è la passione per il calcio, a volte ai limiti dell'esagerazione, direi, ma che molte volte crea una unione tra le persone. Quando è vista di forma positiva è sicuramente una cosa bella in cui le persone si ritrovano, passano dei momenti sereni insieme, a meno che uno non superi, diciamo, i limiti e si va nel lato. Diciamo cose che non sono poi considerate positive, diciamo. E proprio ieri io mi trovavo l'altro ieri a visitare, onorare il re del calcio, Pelé. Ho accompagnato una coppia di americane a visitare il museo di Pelé che si trova a Santos, la città dove lui ha giocato per molti anni. Purtroppo Dunque, allora, ci ha Rocco, lasciato io, l'anno scorso. certo. Io ti ringrazio per questa tua testimonianza dal Brasile. So che tu sei amatissimo in zona per il tuo carattere, per la tua disponibilità, e sei il classico esempio dell'italiano andato in Brasile e che si è stato accolto in maniera meravigliosa. Ringrazio molto di questo e mi piace sempre rimanere in contatto con l'amata Italia. Le radici sono molto importanti. La mia concezione è che siamo abitanti del mondo. Abbiamo un punto di riferimento. Ciao Rocco, grazie per questa tua testimonianza. Un abbraccio. Salutami Grazie, un tutti gli saluto amici a italiani. tutti. Ciao, Buona grazie. trasmissione. Ciao.